Ciao a tutti, continuiamo, proseguiamo a finire nostra bambola dottore, quindi ci servono capelli così, potete anche fare capelli di filo, sarà più, un pochino più complicato, però si può fare. Se vi interessa come fare capelli di filo, mi potete come fare commenti e vi faccio vedere. Quindi ci serve colore di filo per cucire i nostri capelli, forbici, spille, spillo grande e bambola. Quindi si può fare anche con colla calda, ma io preferisco fare con spillo perché se ti sbagli un attimo poi non recuperi più i capelli. Quindi meglio per me fare con spillo e cucire, perché se qualcosa non andrà, si può recuperare almeno. Ecco i nostri capelli per le bambole. Quindi, dove sta inizio? Quindi cominciamo a fare in questo modo. Dobbiamo cominciare da dietro. Attacchiamo. Così e così. Sì, è uguale alla distanza. Sì. Quindi tagliamo qui e cuciamo. Dobbiamo cucire qui, prepariamo subito spillo. Quindi cominciamo qui come distanza più o meno come le persone ce l'hanno. Io ho messo un po' pochino più su perché qui poi dobbiamo fare altre cose, quindi per precisare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sotto giro numero 20 ho cominciato a fare. Deve stare attento quando cuci questa parte, è molto delicata. Questi capelli sono buoni se questa bambola va giustamente
più tempo va usata come una bambola per decorazione, oppure se la bambina è abbastanza grande. Ma se va per la bambina piccola, la capelli faranno fine come, sai, quelle capelli di Barbie. Quindi per tenere i capelli sempre belli, così meglio, se per bambina piccola volete fare una bambola così, meglio fare capelli di filo. Io ho preso spillo più grande per farvi vedere come faccio, ma meglio giustamente per questo tipo di capelli spillo un pochino più fino, perché qui dove sono attaccati i capelli una parte è abbastanza fina, delicata, e sarà più comodo usare un spillo più fino. Quindi finiamo questo cucire qua, fate un bel nodo qui e ci vediamo prima di attaccare il prossimo filo di nostri capelli. Quindi abbiamo cucito, abbiamo lasciato quel filo, non abbiamo tagliato, qui dobbiamo fare un bel nodo e continuiamo. Quindi facciamo, saliamo su, io salgo qui, e circa mezzo centimetro in avanti andiamo con il prossimo filo di capelli. Ok. Stessa cosa qui. Qui pure circa mezzo centimetro in avanti. Qualcuno fa un centimetro, dipende. Andiamo avanti, quindi da qui sotto passo il filo. Io adesso voglio fare prima un nodo per stringere bene, perché come abbiamo visto dall'altra, da qui dove ho cucito, un pezzetto di capelli si è tolto, quindi lo stringo un po' e andiamo avanti. Qui già non abbiamo bisogno più, si vede, spero, bene, abbastanza. Sempre andiamo avanti meglio.
Quindi cucite questa parte e ci vediamo quando abbiamo finito. Abbiamo fatto pure questo. Andiamo avanti e facciamo il prossimo giro. Pure qui facciamo, dobbiamo fare un bel nodo qui alla fine. E andiamo avanti con i nostri capelli, come sempre, circa mezzo centimetro, andiamo in avanti. Allora, ancora un pochino, no, non sarà troppo. Dovete controllare che deve essere uguale da tutti e due i lati. Quindi adesso cominciamo da questo lato. Facciamo un bel nodo. Ecco, abbiamo fatto questo bel nodo qui e andiamo a cucire tutta la linea e ci vediamo quando abbiamo finito di cucire questo tratto. Quindi abbiamo finito di cucire questo. Adesso mi è finito il filo. Lo dobbiamo nascondere. Ho fatto un nodo qui, sì, adesso nascondiamo filo. Dove vi pare, insomma, più lontano. Ok. Adesso continuiamo. Io ho fatto qui, dovete vedere che deve iniziare a essere uguale proprio qui, sì, stessa, come si dice, stessa dimensione, stessa larghezza e lunghezza, sì. Quindi io dovrei fare qui. Questa super velocità si chiama centrifuga. Ok. Qui. E questo facciamo qui. Allora, questo è troppo vicino, quindi no, vedete che ho sbagliato? Qui è più lungo e più corto. Quindi dovrei fare meglio. Farò prima qui.
più o meno. Pure qui mettiamo. Noi non faremo con questa bambola tutta la testa, tutta la testa farò con una bambola più piccola, tutta testa di capelli, anche perché questo non mi basterà, questo filo di capelli per tutta la testa e poi dovremmo fare un capello di dottore, quindi sì, più o meno esce uguale. Cucite anche questa parte e ci vediamo quando abbiamo cucito questo filo di capelli. Quindi abbiamo fatto, io già ho attaccato il prossimo giro. A me esce, se contiamo così da qui, esce 1, 2, 3 e sul 4 mettiamo il nostro filo di capelli. È uguale dall'altro lato, deve essere. Qui vedete, già quasi non si vede la differenza. Fate questo e ci vediamo quando avete cucito questo filo di capelli. Quindi abbiamo fatto questo, adesso facciamo l'ultimo giro. Quindi dobbiamo fare tutto dritto. Se voi avete abbastanza, potete fare un giro già, fare frangetta, per esempio. Questa bambola. Allora, andiamo qui. Io adesso praticamente sono qui, vado proprio sopra. Quindi se volete potete fare fino a qui, per esempio, e poi o tagliare o fare in questo modo capello. Proseguiamo qui. Allora, se volete potete tagliare qui, sì, tanto dopo va a cappello qui sopra.
A me mi dispiace buttare un pezzetto così piccolo, quindi io farò fino a qui e poi raccolgo i capelli. Quindi esce più o meno così, mi chiude pure un occhio. Facciamo. Allora, facciamo qui, poi qualche cosa per tipo un spilletto bello, esce così. Cuciamo questa parte. Ok, facciamo un bel nodo qui. Facciamo un bel e cucite tutta la parte. Quindi abbiamo cucito tutto il giro. Io a capelli chiudo con semplici forcine per capelli. Molto piccola ce l'ho abbastanza io. Ma andrà bene ogni che avete. E chiudo qui. Così. Si poteva fare un fiore, un qualcosa, ma noi abbiamo un dottore, quindi dobbiamo fare in modo più elegante. Quindi abbiamo fatto. Capelli, adesso dobbiamo nascondere il nostro filo, quello che è rimasto, dopodiché dobbiamo fare cappello. Qui tagliamo il filo e ci vediamo in prossimo video per fare il cappellino.